Come ha saputo di questa raccolta? Tramite la Sei Arezzo, sì. Ho visto su Facebook questa notizia e mi sono subito precipitata stamani per fare il mio piccolo. Per quanto è possibile, cerchiamo di aiutare tutti loro. Parte dai social la spinta degli aretini verso il popolo ucraino. Sono infatti già iniziate le prime raccolte di cibo, indumenti, medicinali, insomma tutto quello che può servire a chi sta scappando dalla guerra. Più che altro cibo per bimbi, adulti, scatola, poi abbiamo ricevuto un piumone. Insomma, nei prossimi giorni si porteranno sempre indumenti. Tutto ciò che può essere utile. La prima iniziativa è stata quella promossa dalla Chiesa Ortodossa del Casentino. I religiosi porteranno i beni raccolti alle frontiere della Romania. Tra i punti raccolta ad Arezzo anche questa cartolibreria che si trova in zona Pescaiola. Qui prima un altro ragazzo mi ha portato assorbenti, cibo in scatola, salviette, cibo per bimbi. E il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha condiviso sul proprio profilo Facebook anche tutte le iniziative promosse, in questo caso da Casentino Senza Frontiere e ADRA Italia, sezione locale di Pratovecchio Ostia. Un altro tir partirà con il materiale raccolto domenica 6 marzo, diretto anche in questo caso verso la Romania e poi verrà trasportato in Ucraina. Nel 2020 non possiamo e non va bene tutto questo, quindi lottiamo per loro come fossimo noi, perché siamo tutti esseri umani e tutti abbiamo bisogno di aiuto e di sostegno in questo momento drammatico.